una manifestazione importante per ribadire ancora una volta no ai tagli contro la scuola. Indubbiamente l'iniziativa di questa mattina ha ricompattato sia le organizzazioni sindacali che tutti i lavoratori della scuola bergamasca. Il nostro basta ai tagli lineari nella scuola è fortissimo. Noi non è che siamo contrari ad intervenire sull'orario dei docenti. Noi diciamo che nell'orario dei docenti va fatto un ragionamento all'interno del contratto. Non è impensabile che autonomamente il Parlamento, il Governo, il Ministro aumenta l'orario frontale dei docenti da 18 a 24, perché i docenti svolgono un orario che va ben oltre le 18, le 22, le 25, perché devono preparare tutto ciò che riguarda il bene comune della scuola e quindi sono impegnati come liberi professionisti all'interno del sistema scolastico italiano. Però noi diciamo anche a questo governo basta ai tagli nella scuola. La scuola serve a tutti i cittadini, la scuola è di tutti e non devono, e devono avvenire investimenti aggiuntivi. Anche in un momento di crisi, se vogliamo parlare di sviluppo, lo sviluppo passa attraverso investimenti nel sistema formativo. Ecco perché oggi siamo in tanti, perché vogliamo gridare a tutti, a tutte le forze politiche, che l'investimento nella scuola è atto dovuto di qualsiasi partito che gestirà il prossimo governo. Tanti docenti presenti, l'Unione fa la forza. L'Unione ha già fatto la forza, tanto non è vero che il governo ha eliminato la norma sulle 24 ore dei docenti della scuola media inferiore e superiore. Ma questo non ci basta, questo non ferma la manifestazione del 24, noi vogliamo recuperare ciò che è nostro, non vogliamo qualcosa di più. Gli scatti di anzianità sono nel contratto, sono stati raccordati addirittura con i ministri precedenti, il governo ce li deve dare, non ci interessano i conti dello Stato. Vadano a tagliare dove devono tagliare, questi sono soldi nostri.